mercati in post basso dentro l'area il più possibile, anche perché l'assenza di Ciampa ovviamente è un'assenza che per noi poteva pesare. C'è stato qualche fischio o non fischio che ci ha fatto arrabbiare, soprattutto nel finale, perché ovviamente Venezia faceva di tutto per impedirci di fare un tiro con 3 punti. Era normale che facesse fallo, era normale per tutti, meno per chi non ha fischiato quel fallo. È una situazione tecnica e tattica, quindi non è che ci sia neanche molto da stare ad argomentare. Ci è dispiaciuto un po' questo, perché penso che abbiamo lavorato abbastanza bene. Abbiamo messo in difficoltà nel campionato d'Italia. In 2 o 3 momenti avevamo preso anche una buona inerzia dalla partita, e anche in quei momenti lì c'è sempre stato qualche cosa che ci ha infastidito, non può fare un discorso che non classificate con punti, non può permettersi di fare e non deve mai fare. Però questa sera la squadra ha giocato con disciplina, ha seguito quelle che erano le direttive, si è applicata, e eravamo senza un americano, abbiamo cercato in tutte le maniere, se era possibile, di far riposare Rossini, perché aveva un piccolo problema che si stava presentando, e quindi se non fosse stato necessario, visto che era un buon po' di Vasa, abbiamo preferito preservarlo per una settimana di lavoro che ci attende, molto molto importante e forse quasi decisiva per la sfida con Trieste. Al di là che Andrea sta facendo benissimo, per dargli fiato, alla fine ho messo Giulia, che poi non aveva problemi in ginocchio, insomma, di problemi al ginocchio, e quindi sono andato con i 4 piccoli che avevano ormai da tanti minuti che era fuori. Mia, nel senso che devo essere io a trovarmi una collocazione in cui possa avere minuti. La verità è che delle volte in squadre come la nostra un esterno viene sempre sacrificato, perché consideriamo che stasera mancava anche Bruno. Quindi sono tanti esterni, impossibile farli giocare tutti, mi piacerebbe, ma credo che sia il mio compito quello di trovare una collocazione che sia in mezzo tra il playmaking e la guardia. Però ripeto, è indubbio che con una squadra che spesso è sbilanciata sugli esterni, 1-2 esterni possono rimanere sacrificati. Poi posso dire dall'altra parte che i giocatori sarebbe bene mi facessero venire anche qualche dubbio in più. E quindi non riguarda soltanto Andrea, sì, soltanto Aria, scusa. Perché alla fine bisogna che un po' ci mettano anche del loro, perché comunque diventano, ripeto, per Ariel ho talmente tanta stima tecnica e umana che credo che sia più un discorso di riuscire a trovargli una sistemazione dove lui possa avere dei minuti con più continuità. Purtroppo le partite vengono fuori ogni volta diverse, fortunatamente abbiamo 2 competizioni e quindi il campionato è molto lungo. Sono convinto che ci sarà spazio anche per lui. Come ho detto anche prima, loro secondo me hanno una squadra di grandissimo talento offensivo. Hanno dimostrato che funzionano anche i canestri molto difficili. Forse potevamo fare un po' di più noi la partita invece che lasciarla andare così come appunto dicevi. Però sì, siamo una squadra che può giocare anche a punteggi alti. Abbiamo tanti giocatori che possono fare canestro, quindi possiamo alle volte giocare anche a questi punteggi qui, anche se non è veramente il nostro DNA. Quindi questa volta è andata bene, magari la prossima volta dovremmo essere un po' più bravi in difesa, perché sappiamo poi, soprattutto fuori casa, che le partite poi si vincono con una difesa più solida e non fare un canestro più degli altri.